Buonasera e benvenuti nella trasmissione. Vi ringrazio tantissimo per esservi collegati ed essere qui a seguirmi. Io mi chiamo Beatrice Bianco, sono una psicologa clinica con lo studio a Cuneo. Ho perfezionato la mia formazione a Milano presso la Società Amici del Pensiero di Giacomo Contri. Volevo dire due parole su Giacomo Contri, appunto, che è mancato questo anno per ricordarlo e per dire appunto come lui non voleva appunto che le persone prendessero pedissequamente le parole che lui diceva, gli insegnamenti che lui dava, ma voleva in realtà che i suoi studenti, che eravamo noi, accogliessero le sue parole per farne frutto e metterlo appunto, accoglierlo e creare dei nuovi pensieri. Ecco, io voglio fare a voi lo stesso invito che Giacomo Contri faceva a noi, e cioè di mettere a frutto quello che io oggi vi voglio raccontare, e piacerebbe appunto poter ascoltare i pensieri che a voi vengono in mente ascoltandomi. C'è appunto una chat privata con il quale appunto se volete potete scrivere per potermi raccontare questa cosa. Allora iniziamo dal libro, appunto, Scegli di non soffrire, e iniziamo in particolare dal titolo. Il titolo è dal primo lemma, appunto, che è Scegli. Io ho identificato due termini che sono antitetici dal punto di vista psicologico. Uno è appunto scegliere e l'altro è quello del lasciarsi andare. Che cosa significa per me scegliere? Significa appunto decidere di fare qualcosa, di prendere delle iniziative in favore del proprio benessere. Fosse anche quello appunto di decidere di chiedere un aiuto esterno, un aiuto psicologico, perché verifichiamo che da soli non riusciamo a venirne fuori. Lasciarsi andare invece, che è qualcosa che penso che normalmente abbiamo fatto tutti almeno una volta, anche molto di più nella vita, è proprio quando decidiamo invece di lasciarci andare, la tristezza, di lasciarci andare la malinconia. Non so se anche da voi qua a Cuneo è particolarmente piovuto in questi giorni, no? Ed è una cosa che si sente sovente, che le persone dicono: ah, che brutta giornata oggi, no? Piove, sarà una brutta giornata, no? E sentite, no? Come c'è questo lasciarsi andare, come se le cose dipendessero appunto soltanto ed esclusivamente da quello che accade all'esterno e noi non avessimo possibilità di poter scegliere. Il mio invito che vi voglio fare oggi, e spero di riuscire a trasmettervi il mio messaggio, è proprio questo: la possibilità che ciascuno di noi ha di poter scegliere. Anche quando ci sono alcuni comportamenti che, come a volte diciamo, sono più forti di noi. Avete presente quando magari avete quel comportamento che non vi piace di voi stessi, no? E vorreste assolutamente cambiarlo, eppure è più forte di voi. Allora si può scegliere in questo caso, per esempio, di chiedere un aiuto esterno. Il secondo lemma, appunto, vedete che c'è scritto: scegli di non soffrire. Il secondo lemma, appunto, è quello della sofferenza. L'ho distinta appunto la sofferenza dal dispiacere. Questo perché? Perché il dispiacere fa assolutamente parte della vita. Gli eventi negativi fanno parte della vita. Non possiamo pensare che esista una vita senza dolori e senza dispiacere. La sofferenza però è ancora qualcosa di diverso, perché è una condizione tormentata e tormentosa, provocato proprio dall'assiduità del dispiacere. Adesso spero di riuscire a spiegarmi meglio che cosa intendo. Quando ci accade un evento negativo, quello che ci succede per ciascuno di noi è che cominciamo a interrogarci sul perché questo evento negativo ci è accaduto. A differenza degli animali, che nel momento in cui tendenzialmente l'evento negativo finisce, loro sono in grado appunto di riprendere serenamente la loro vita, noi esseri umani invece questa cosa non ci accade. Noi ci entriamo in una dimensione che si dice appunto auto-interrogativa, ovvero ci domandiamo il perché. Perché è successa questa cosa? Perché è successa proprio a me? Ma perché doveva succedere in questo momento? Ebbene, dalle risposte che noi cominciamo a dare a questo perché, può esserci un'evoluzione completamente diversa, ovvero quella dell'elaborazione del dispiacere, oppure
oppure invece quella dell'entrata nella sofferenza. Guardo e prendo ancora il mio libro, perché qua cosa c'è scritto? In fondo, liberati della tua sofferenza e rinasci con il metodo Beatrice Bianco. Allora, qual è il mio metodo? Questo anche lo devo a quello che era appunto è stato il mio analista, diciamo Franco Novello. Lui mi diceva sempre, mi ripeteva in continuazione, convinzione, confusione, misconoscimento. Ebbene, il mio metodo consiste proprio in questo, nell'aiutarti a liberarti dalla confusione, ben sapendo che è proprio dalla confusione che nasce il malessere. Bisogna proprio riuscire a fare in modo di mettere in discussione quelle convinzioni errate che abbiamo fatto nostre e che ci sono arrivate da quello che può essere appunto la nostra micro società, che può essere la nostra famiglia, oppure anche dalla cultura in generale. Ne ho parlato comunque più dettagliatamente nel mio primo libro di questo aspetto. Il mio metodo quindi consiste proprio in questo, nell'aiutarvi a fare chiarezza affinché ciascuno di voi possa tornare ad una vita soddisfacente, essendo appunto ben orientato. Come distinguere quindi tra il dispiacere e la sofferenza? Come faccio a sapere se io, per esempio, in questo momento sono nel dispiacere oppure se invece sto entrando nella sofferenza? Ebbene, io ho identificato delle caratteristiche completamente diverse. Il dispiacere ha una dimensione spazio-temporale definita. Vi faccio questo esempio. Una volta, durante il periodo del lutto, le persone usavano indossare degli abiti neri. Questo per un periodo di 9 mesi, al di là del quale potevano iniziare di nuovo ad indossare i colori, a riprendere in mano una vita colorata e rinascere diversamente. Oggi non abbiamo più queste, diciamo così, queste, forse erano delle buone abitudini, perché ci invitavano a mantenere una determinata posizione di sofferenza, ma soltanto per un periodo che era comunque limitato. La sofferenza invece noi sappiamo che è diversa perché è una condizione infinita, non c'è mai un termine. L'altra cosa, il dispiacere è un'energia che può fluire. Come fa a fluire l'energia? Beh, innanzitutto se riusciamo a mettere in parole quello che ci ha causato dolore, se troviamo qualcuno che ascolti quelle parole e che è in grado di comprenderci, in questo modo questa energia appunto può fluire. La sofferenza invece è qualcosa che produce un blocco, ti blocca. E come mai rimani bloccato? Perché a quella dimensione appunto autointerrogativa, quel perché, tu vai a rispondere con un pensiero appunto che diventa ossessivo, tormentato, e quindi tu rimani appunto in quella posizione lì, rimani nell'indignazione, rimani nella offesa, rimani quella persona ferita, diventa quindi un labirinto dal quale non riesci più ad uscire e diventi vittima del tuo stesso dispiacere. Ovviamente uscire dal dispiacere non è qualcosa di semplice, non è qualcosa di veloce. Nel mio libro io ho preso un testimone d'eccezione che è Nicola Dutto, che è un atleta prima di tutto, e che è un atleta che ha perso l'uso delle gambe, e dopo, se avanza del tempo, avrei veramente piacere di raccontarvi come lui è riuscito a fare in modo che quel dolore molto forte non sia diventato una sofferenza psicologica infinita. Dovremmo fare in modo quindi che quel dispiacere deve diventare che cosa per noi? È importante che possa diventare appunto un'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Io dico appunto che deve diventare quel dispiacere un maestro di vita. Allora, se quel dispiacere lì diventa un maestro di vita, allora sarà servito a qualcosa, altrimenti non sarà servito a nulla. Come facciamo a far sì, come ci accorgiamo che stiamo entrando nella sofferenza al di là del dispiacere? Beh, io ho identificato 5 forme diverse.
Una è appunto la resistenza. Noi cominciamo a resistere al dispiacere e cominciamo a dirci no, no, non avrebbe dovuto succedere questa cosa, le cose sarebbero dovuto andare diversamente, quindi ci opponiamo in realtà a quello che è accaduto, non lo accettiamo. Ecco, questa cosa è assolutamente improduttiva e ci porta appunto ad un conflitto intrapsichico. L'altra, la seconda forma, è quella appunto della ripetizione del trauma. Ci continuiamo a trovare continuamente a ripetere quello che ci ha provocato un dispiacere, diventando noi stessi non soltanto a essere feriti e offesi, ma qualche volta diventiamo noi stessi quelle persone ferite, quelle persone che offendono gli altri. Ora so che appunto alcune persone cascano appunto in questa trappola, ma poi rimangono dispiaciuti per esserci cascati, no? Per cui molte persone accade che vengono qua e chiedono aiuto proprio per questo motivo, dicendo a me capita di fare questa cosa, ma a me non piace questa parte di me, no? Voglio in qualche modo cambiarla. La terza forma con la quale la sofferenza si manifesta è quella dell'anticipazione. Anticipo ciò che potrebbe accadere, ma sempre, sempre soltanto in modo negativo, immaginando il peggio. Ora, non è che anticipare è sempre qualcosa di negativo, anzi, qualche volta può essere anche propedeutico a quello che può accadere. Ma quando noi anticipiamo continuamente delle cose negative, laddove in realtà non abbiamo nessun elemento per poter dire che le cose stanno andando in quella direzione, che le cose devono andare male, allora anche qua sentite che c'è qualcosa che ci sta parlando non più di dispiacere, ma ci sta parlando di sofferenza psicologica, che è un'altra cosa. Il dolore fisico, quando non riusciamo a mettere, come vi dicevo prima, in parole il dispiacere, allora può trovare sfogo a volte soltanto nel dolore fisico. Andrà di solito ad attaccare un organo interno, che di solito è quello più fragile, perché tutti ne abbiamo sempre un organo appunto che è più fragile, e si manifesterà appunto in quel modo, attraverso il dolore fisico. Un'altra è attraverso l'interpretazione errata appunto di ciò che è accaduto. Faccio un esempio: se noi diciamo, per esempio, e interpretiamo una cosa come ingiusta, è verissimo ed è importantissimo giudicare le cose come giuste o come ingiuste, ma deve essere il primo passo del giudizio per orientarci e andare avanti. Se rimaniamo incastrati ossessivamente invece in quel pensiero, è una cosa ingiusta quella che ci è accaduta, non riusciremo mai ad andare avanti e rimarremo di nuovo qui, incastrati nella sofferenza. Concludendo quindi, come vedete ho degli appunti insomma per non perdermi, quali sono le caratteristiche allora del dispiacere? Il dispiacere è composto da sensazioni, sentimenti e pensieri. Pensiamo per esempio ad una persona al quale viene comunicato che ha perso il lavoro, oppure che durante il periodo di prova non viene rinnovato il suo, diciamo, il suo contratto. Beh, ovviamente le sensazioni in quel momento lì saranno di un profondo malessere, di un profondo disagio, magari ci sarà il batticuore, magari ci sarà una sudorazione eccessiva, proveremo determinati sentimenti, per cui magari proveremo anche, non so, una specie di rancore verso quella persona che ci ha dato quella notizia per un certo periodo, sarà molto probabile che proveremo appunto rancore, no? I pensieri, caspita, cominceremo a domandarci, ma ce la farò, non ce la farò, riuscirò a trovare un altro lavoro, come andrà? Questo è l'ambito appunto del dispiacere, e va bene, dalla risposta appunto che poi ne diamo, si potrà poi comunque rielaborare questa cosa, potrò comunque pensare di poter trovare un altro lavoro, un'altra condizione lavorativa che magari peraltro soddisfi anche di più le mie esigenze. La sofferenza invece è qualcosa di diverso, perché mi alzo al mattino e non so neanche più perché sto male.
So solo che mi sento triste, mi sento sconsolato, mi sento a disagio, non mi sento bene. E magari può capitare anche che ti giustifichi questo malessere, questo sentirti sconsolato, lamentandoti di tutto quello che c'è intorno. Magari ti lamenti perché non hai trovato parcheggio, magari ti lamenti perché sei andato al supermercato e non hai trovato quel prodotto che stavi cercando. E tutto questo in realtà fa sì che nasconda a te stesso qual è il vero motivo, qual è stato in realtà quel dispiacere, quel dolore non elaborato che si è trasformato appunto in sofferenza. Detto questo, ci sono appunto quattro diverse forme con il quale appunto la sofferenza si può manifestare. Una di queste è, per esempio, il sacrificio, dopodiché c'è il senso di colpa, quello che io ho chiamato raggiungere l'irraggiungibile, e cioè il voler essere altro da sé, e il dolore fisico. Partiamo appunto dal sacrificio. Ritengo che sia una delle maschere più diffuse della sofferenza, il sacrificio. Si tratta di che cosa? Di persone che vivono all'insegna della sottomissione al dovere, hanno una vita esclusivamente dedita ai doveri, doveri nei confronti di tutti e all'autosacrificio. Freud aveva dato il nome appunto a questa condizione appunto di super io. Lui diceva: ma come c'è questo super io che subentra e sta sopra l'io e in qualche modo lo sottomette e lo comanda. Ora io volevo aiutarti. Il mio libro è fatto appunto è ricco di schemi, come vedete per esempio qua, no? Proprio perché volevo aiutarti, come ti dicevo, a fare sempre di più chiarezza. E allora, come vedete, allora qua appunto c'è il sacrificio e ho distinto tuttavia due tipi di sacrificio, perché non è detto che tutti i tipi di sacrificio siano disfunzionali oppure anzi funzionali al nostro malessere, no? Dipende. Se per esempio il nostro sacrificio comporta che cosa? Una rinuncia a delle cose, rinuncia a del tempo, una rinuncia all'acquisto di un oggetto, ma la meta, la nostra meta è quella di essere soddisfatti attraverso quei sacrifici di noi stessi, allora la nostra vita si amplifica e noi tenderemo l'autorealizzazione. Cosa significa? Se io, per esempio, metto da parte il mio tempo perché lo voglio dedicare non lo so, a studiare, perché ho piacere, per esempio, di laurearmi, riuscirò, quindi rinuncerò a delle cose, rinuncerò al mio tempo libero in determinate circostanze. Se ho piacere di crescere appunto i miei figli, anche in questo caso farò lo stesso tipo di scelta. Sceglierò in certi momenti di dedicarmi a loro, ma in questo modo la vita si amplificherà e io tenderò all'autorealizzazione. Se invece la rinuncia significa rinunciare a se stessi, laddove appunto la meta è soltanto quella del sacrificarsi in nome dei doveri, la vita anziché amplificarsi si riduce sempre, sempre di più. E noi tendiamo poi a fare che cosa? A un'automortificazione. Che cosa significa quindi automortificarsi? Significa vivere di doveri e vivere per fare che cosa? Per accontentare esclusivamente gli altri, nella convinzione che si vive una vita corretta soltanto in questo modo, se ci sottomettiamo ai doveri e se ci sottomettiamo appunto ai desideri delle altre persone. C'era appunto una persona in particolare che era venuta qua per darvi anche degli esempi, no? Era rimasta orfana da parte di padre, e diciamo così,
era la terzogenita, aveva altri due fratelli, i quali però si sono presto svincolati. Lei è rimasta appunto la figlia, che è rimasta in casa, e pur avendo una mamma che era ancora estremamente giovane, si è attaccata, no, a questa figlia, impedendole proprio di poter condurre una vita autonoma. Ogni qualvolta, diciamo, questa donna, questa ragazza tentava di fare qualcosa per se stessa, delle cose normalissime, tentava magari di iscriversi a un corso di ballo piuttosto che uscire una sera con le amiche, la madre era sempre lì a rinfacciarle appunto che la stava lasciando sola. Questa persona quindi si è trovata, si trovava in questo conflitto, no, intrapsichico. Da un lato si accontentava la mamma, accontentava se stessa, perché si sentiva che si stava mortificando in quelli che erano i suoi desideri. Quando invece al fin fine decideva di fare qualcosa per se stessa, e quindi magari di andare a quella fantomatica cena con le amiche, non stava bene perché si sentiva in colpa. Sentite, in questo caso, vita dedita al sacrificio. In questo caso quello che bisogna fare è proprio spezzare questa catena dei doveri. Non è facile, con questa persona ci siamo riusciti, ci abbiamo lavorato tanto, perché lei stesso faceva e lo diceva sovente: ho fatto un passo avanti e ne ho fatti due indietro. Ed è stato un lavoro veramente faticoso, perché era come se il sacrificio in qualche modo continuasse sempre a chiamarla a tornare indietro. Mentre invece, diciamo, in questo caso l'unica cosa da sacrificare è appunto il sacrificio. Come mai accade questo? Come mai ci sono vite dedite soltanto ed esclusivamente al sacrificio? Beh, è quello che ti è stato chiesto da quelli che sono stati principalmente i tuoi educatori, e cioè cosa ti è stato richiesto? Che per essere un bravo bambino devi essere obbediente. Quindi quel bambino sottoposto continuamente a giudizio dai propri genitori imparerà via via a rinunciare sempre di più a se stesso. Quindi sentite, rompere questa catena, appunto, dell'essere il bravo bambino che cerca l'amore altrui, quando in realtà noi sappiamo che la persona che chiede a noi soltanto ed esclusiva obbedienza, in realtà non ci sta amando. La seconda forma con il quale appunto la sofferenza si può manifestare è con il senso di colpa. Ci sono persone che, ahimè, si sentono continuamente sbagliate, costantemente sbagliate. Da dove deriva questa orribile sensazione? Beh, appunto, nel 1977 è stato pubblicato un libro da un titolo molto significativo, no? Pedagogia nera, e dava tutta una serie di indicazioni utili su come tirare su, diciamo così, i bambini. Indicazioni che peraltro sono arrivate persino ai giorni nostri e vengono appunto, ahimè, ancora applicate. Qual era questa idea di sottofondo? Che i bambini fossero fondamentalmente cattivi, che avessero una natura selvaggia. Il compito quindi degli adulti era quello di piegare la volontà appunto del bambino affinché non osasse disubbidire appunto ai genitori padroni. Le persone quindi che si trovano a vivere una vita, appunto, essendo cresciuti con questa pedagogia nera, si trovano incastrate in quello che io ho definito appunto un copione. Non sono più loro, appunto, che scrivono la loro vita, no? Perché ma si trovano a scrivere, a vivere la vita che qualcun altro ha scritto per loro. Altrimenti, che cos'è che diventi? Altrimenti, qual è il giudizio? Altrimenti sei cattivo. Sei cattivo se non fai e non segui appunto la strada che ti è stata indicata. È il tuo caso? Come fai a capire se tu sei incastrata nel copione che qualcun altro ha scritto per te? Beh, innanzitutto quando puoi verificare che le cose che tu fai in realtà non le fai più volentieri. Quando senti che delle tre cose che fai, due ti pesano,
vuol dire che quello non è appunto la tua vita, ma stai vivendo la vita che qualcun altro ha scritto per te. Alcune persone pensano che quello sia il loro destino. No, no, non è vero, non è il destino, ecco il mio messaggio che vi voglio trasmettere, non è destino di nessuno vivere una vita di sofferenza, vivere una vita pensando di essere sbagliati. Si può fare qualcosa. Come si può uscirne? Beh, innanzitutto diventando consapevoli di quello che è stato questo copione che è stato scritto. Dopodiché noi abbiamo appunto dei segnali, come il senso di colpa. Anche qui c'è un altro schema nel libro nel quale appunto io ho diviso due tipi di sensi di colpa. Uno che insorge quando noi ci stiamo allontanando da noi stessi. Quindi cominciamo a sentire una forma di disagio, no? Se ci allontaniamo da noi stessi. Ma questo è un invito che il nostro corpo ci sta facendo a ritrovarti e quindi a puntare all'autorealizzazione. Dall'altra parte, invece, quell'altro senso di colpa è fatto di un moralismo rigido ed eccessivo, dove le persone continuano a mettersi sempre più regole, sempre più appunto comportamenti da dover adottare, altrimenti il rischio è quello di sentirsi in colpa. Questo porta, va da sé, ad una repressione sempre più forte appunto di se stessi. Detto questo, alla fine, che cos'è il senso di colpa? Io dico sempre ai miei pazienti, non è una normale emozione il senso di colpa, ma vuol dire che qualcuno ce l'ha messa in tasca, quella sensazione, quell'orribile sensazione. Perché infatti che cos'è il senso di colpa? È una forma di violenza indiretta di tipo manipolatorio. È una violenza perché è un atto di sopraffazione nei confronti di un'altra persona. È indiretta, perché? Perché quella persona che dice, ah, tu mi lasci sempre sola, non dice, peccato che questa sera esci, perché avrei avuto proprio piacere di guardare la televisione con te questa sera. Sentite, questa è una forma diretta, non c'è nulla di nascosto, di manipolatorio, no? Questo invece, ah, mi lasci sempre sola, è una forma indiretta, manipolatoria, perché sfrutta i sentimenti delle altre persone. E questo è terribile. Come uscirne? Beh, andando a ricostruire come ne sei entrato. Purtroppo appunto è come aver preso una porta. Come mi diceva sempre il mio analista, quando ho fatto io il mio percorso personale, lui mi diceva, c'è qualcuno che ti ha indicato che quella era una sedia e ti ha detto siediti lì, ma sei tu che ti sei seduto alla fine. E quindi è importante che tu ti assuma la responsabilità, insomma, di quello che di quella bruttissima sensazione. Un'altra forma della sofferenza psicologica è ciò che io ho chiamato raggiungere l'irraggiungibile. Che cosa intendo? Il tentativo di essere diverso da quello che sei. Il tentativo di essere ciò che non sei, in una lotta continua con te stesso. C'era Freud, l'aveva chiamato appunto questo ideale dell'io. Anche qui va benissimo che tutti, ciascuno di noi abbiamo degli ideali, ci mancherebbe altro, sarebbe strano se non li avessimo. Ma un conto è, dipende tutto dall'uso che noi ne facciamo appunto di quell'ideale. Ovvero, se il mio ideale è quello che mi consente di avere una direzione che mi dà una meta, allora è qualcosa che è sintonizzato con me stesso, è in sintonia, mi permette di evolvere e di andare avanti. Se invece appunto quell'ideale significa, poniamo il caso, di essere perfetto, allora non è più un ideale, allora diventa un comando, e allora quel comando entra in conflitto con l'io, perché se io sono stanca una sera, evidentemente non sarò perfetta quella sera, ma io non potrò accettare di non essere perfetta, perché quello è un comando.
E quindi io mi confronterò continuamente il mio io con quello ideale e quell'ideale, e questo sarà occasione per me per fare che cosa? Per svilirti in continuazione, per mortificarti e per sentirti sempre continuamente insoddisfatto, constatando poi di non essere mai abbastanza. Il pensiero di sottofondo è di nuovo questo: se io non raggiungerò il mio ideale, gli altri non mi ameranno. Anche qui ricordatevi la cultura, dal quale almeno qualcuno di noi è arrivato, ma siamo sicuri che quella persona che ci vuole ubbidiente in realtà ci sta amando per come siamo? L'altra cosa è appunto non soltanto riferito agli altri, ma se io non raggiungerò mai il mio ideale, il dramma è che io non amerò mai me stessa, no? E questo è anche l'altro dramma nel dramma. Anche qui come se ne esce facendo un lavoro importante su di sé, utilizzando appunto questi ideali come una guida e non tanto appunto come una prigione. L'altro punto è quello della sofferenza come dolore fisico. A volte ci sono appunto dei dolori fisici che sono cronici, pensiamo a delle coliti, a tutte quelle malattie che vengono indicate come delle malattie psicosomatiche. Qui possiamo dire due cose. Da un lato, come vi dicevo prima, il fatto che il corpo esprima ciò che noi non riusciamo a dire, o che magari siamo riusciti a dire, ma che nessuno ci ha ascoltato rispetto a quello che noi avevamo da dire, allora il corpo deve manifestarlo, appunto, e lo manifesta con dei dolori. Altra cosa ancora è, vi ricordate la dimensione autointerrogativa, e cioè, cosa rispondiamo? Quali domande ci facciamo rispetto a quei dolori fisici che noi sentiamo sul nostro corpo? Eh sì, perché in base alle risposte che noi ci diamo, quelle domande sul perché noi abbiamo quei dolori, anche qui la risposta potrà essere completamente diversa. E cioè ci potrà essere una risposta che andrà ad amplificare il dolore nell'ambito quindi della iperalgesia, appunto, oppure invece quegli stessi pensieri, quelle stesse risposte che noi diamo al dolore fisico potranno avere un effetto appunto di tipo analgesico, andranno quindi a diminuire il dolore. Ormai abbiamo appunto la certezza di questa cosa, perché penso che tutti voi abbiate sentito parlare dell'effetto placebo, e cioè di quando prendiamo appunto quella pastiglia che magari è soltanto, non lo so, una pastiglia di zucchero, ma pensando che quella pastiglia ci farà bene, ebbene dentro di noi ci sono e si creano tutti dei meccanismi chimici all'interno del nostro corpo che vanno a far sì che sentiamo meno il dolore e vanno a disinfiammarlo. Quindi sentite come anche in questo caso si può andare a lavorare sulla sofferenza psicologica oltre che sulla sofferenza fisica, andando appunto a intervenire su quelli che sono appunto i pensieri. Bene, come liberarti dalla sofferenza psicologica? Perché è di questo appunto, no? Che volevamo l'obiettivo, insomma, no? di questo libro. Prendo un aneddoto che ho trovato interessante e utile per spiegarvi. È un aneddoto che è stato appunto detto da David Foster Wallace nel 2005 al Kenyon College. Ora ve lo voglio leggere. Allora, ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in una direzione opposta, li saluta e domanda loro: com'è l'acqua, ragazzi, oggi? I due giovani pesci si guardano, lo lasciano passare e si chiedono: ma che cosa diavolo è l'acqua? Ecco, questa è la psicologia. L'acqua è la psicologia. Che cosa significa?
che è l'insieme delle convinzioni che guidano la nostra vita, è la postura mentale che tu hai nei confronti, appunto dei problemi che ti accadono. La psicologia è quella cosa che ti consente di vedere ciò che è invisibile ai tuoi occhi. Io dico sempre ai miei pazienti, noi quando siamo inseriti in una situazione come fossimo appunto quei pesciolini lì, inseriti in una bowl di acqua. E se noi diciamo quel pesciolino lì, se lui è nell'acqua, lui ci dice di no perché lui quell'acqua non la vede. Occorre che ci sia qualcun altro che ci prende e ci fa vedere da fuori quell'acqua e quindi fa vedere ai tuoi occhi ciò che a te era invisibile. E quindi che cosa ti aiuta? Ti aiuta a mettere in discussione quelle convinzioni che tu adesso dai per scontato su di te e sugli altri, ma che in realtà ti stanno facendo soffrire. Altrimenti, se tu non vedrai mai quell'invisibile, appunto, che fa parte della tua vita, il rischio appunto che tu attiverai il tuo pilota automatico e andrai avanti nella tua vita, appunto, diventando vittima del tuo stesso dolore, che verrà così trasformato appunto in sofferenza. L'acqua, riconoscere l'acqua quindi in cui ti sei immerso, significa andare a riconoscere che cosa? Quel dispiacere e quel dolore che ti hanno provocato appunto la sofferenza, del quale probabilmente oggi non sei più in grado appunto di riconoscere. Quali sono appunto quindi le tappe per poter uscire appunto dalla sofferenza? Ebbene, innanzitutto quella che io ho chiamato da Giacomo Conte, appunto, imputabilità, e cioè quando tu inizi ad assumerti la responsabilità dei tuoi pensieri. Come vi dicevo prima, il mio analista mi diceva: è vero che ti hanno detto di sederti su quella sedia, ma sei tu che ti sei seduto e sei solo tu che a un certo punto puoi decidere di alzarti. Sei tu che ti devi assumere la responsabilità dei tuoi pensieri e della tua vita. Nel momento in cui noi pensiamo che le cose vadano male soltanto ed esclusivamente perché gli altri, perché gli altri, perché gli altri, allora non c'è possibilità di uscirne dalla sofferenza psicologica. Dopodiché, la seconda tappa è riconoscere i propri errori e gli errori degli altri. Io dico sempre: dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Noi abbiamo fatto degli errori, gli altri hanno fatto degli errori, ma non per condannare noi stessi perché abbiamo fatto degli errori o per condannare gli altri perché hanno fatto degli errori, ma semplicemente per riconoscere gli errori e per iniziare ad accettarsi per come si è. Solo a quel punto potrà avvenire il vero cambiamento e la vera correzione dell'errore. L'errore è essere entrati appunto nella sofferenza psicologica. Ebbene, l'ultimo capitolo è quello dedicato a questa storia meravigliosa, appunto, che è la storia di Nicola Guduto. Io un tempo lavoravo all'interno appunto di una scuola e insomma ho sentito parlare di questo pilota che veniva appunto a parlare, un pilota di moto. Devo dire che sono andata ad ascoltarlo assolutamente senza nessun tipo di interesse, insomma, devo dire la verità. E invece ho scoperto qualcuno che poi è quello che in realtà poi, non dico che ha ispirato il mio libro, ma in parte sì, perché io è da tempo, insomma, no, che voglio invitare le persone a scegliere di non soffrire e che voglio inviare a tutti questo messaggio, no? E lui che cosa gli è accaduto a Nicola? Ebbene, lui ha perso l'uso delle gambe in seguito ad un incidente di gara. Che cos'è che ha detto Nicola? Ebbene, io avrei potuto, ve leggo le sue parole, avrei potuto crogiolarmi nella sofferenza e stare lì a pensare a ciò che non avevo più. Invece mi sono chiesto che cosa potevo fare con ciò che mi rimaneva. Ecco, questo è quello che ha fatto Nicola. Ora, riassunto così,
sembra che sia stato un processo veloce. In realtà, appunto, anche nella prefazione, Nicola mi ha mandato appunto delle parole molto toccanti, dove lui, appunto, parla di se stesso e dove dice, insomma, che non è stato un percorso niente affatto semplice. Lui dice, che aveva appunto, ha pianto, ha pensato tanto e ha pensato a tutto. Mi sono preso dei giorni incontrando i miei demoni, ma anche appunto i miei sogni. Che cosa è successo appunto a Nicola che ci può essere di ispirazione per tutti noi? Beh, quello che lui ha fatto innanzitutto è quello di accettare quello che gli era accaduto. Lui infatti dice: potevo sprofondare nella disperazione e rimanere lì con la mia disabilità. Invece ho voluto guardare avanti. Quindi lui a un certo punto, pur avendo perso l'uso delle gambe, ha deciso di accettare quello che gli è accaduto. Non si è identificato appunto in quella persona con una disabilità, ma lui ha continuato a essere quello che era, un atleta. Vi ricordate che vi ho parlato in precedenza appunto di un copione, no? Ecco, questo è il copione di Nicola. Nicola è uno sportivo e ha continuato, anche nella difficoltà che gli ha presentato la vita, ha continuato a essere appunto quell'atleta. L'atleta, come lui ci ha spiegato appunto in quell'occasione a scuola, è qualcuno che non si può, quando perdi una gara, non puoi stare lì a pensare, insomma, no, che cosa è accaduto, non puoi stare lì a pensare solo ed esclusivamente al passato, ma devi in un qualche modo riuscire a guardare avanti, a fare tesoro che quell'esperienza diventi, come vi dicevo prima, maestra di vita, ma poi devi iniziare a guardare avanti. Lui, peraltro, dopo un lavoro immenso di riabilitazione, ha provato, peraltro, pensate, a diventare appunto un pilota e andare sulle quattro ruote, no? Ci ha provato, ci si è dedicato, ma alla fine ha scoperto che non gli piaceva. A lui piaceva andare in moto. Sentite il suo desiderio, no? Che era ancora vivo, nonostante avesse perso l'uso delle gambe. E quindi ha iniziato a cercare, ricordo che questo era stato il suo racconto, a cercare su internet, finché aveva trovato una persona aveva modificato la sua moto in funzione appunto di riuscire a salire lo stesso su una sella. Ebbene, lui ha contattato questa persona, dopodiché ha realizzato e ha modificato la sua moto in funzione di poter riuscire ad andare lo stesso. Ovviamente ha dovuto imparare delle cose nuove. Lui dice, infatti, io se cado sono caduto, ha bisogno che ci sia qualcuno, infatti, costantemente che lo aiuti a tirarsi su. Ha dovuto imparare a cadere, cosa che non è affatto una cosa umana. Nessuno di noi umanamente, no, può accettare di cadere. Ebbene, lui ha accettato anche questo, lavorandoci su. Ecco. Quindi queste sono appunto le dimensioni, appunto, questo è ciò che io vi volevo raccontare con il mio libro. Il libro è ricco poi di esempi che non sono stata qui a portarvi e a descrivervi, ma spero veramente che il messaggio appunto sia assolutamente chiaro. Dopodiché, ecco, adesso guardo appunto se ci sono dei commenti. Ecco, oh, caspita, avevo messo appunto, non avevo guardato i commenti, vedo che ce ne sono tantissime. Ecco, infatti vedo Laura che mi dice, ecco, sto vivendo questa cosa ora. Adesso mi dispiace tantissimo perché vedendola adesso non so a che cosa ti riferivi. Ecco, se vuoi scrivermelo anche sotto lo guarderò, lo ascolterò molto volentieri, lo leggerò molto volentieri. Buonasera, Steph dice: situazione di trappola familiare. Nella mia vita ho cercato più volte di liberarmi, ma tuttora i miei tre fratelli mi avvelenano.
Il problema è che dovrebbero loro chiedere aiuto. È un po' questo il fatto, no? Hai sicuramente ragione sul fatto che loro probabilmente sono più in difficoltà di te, ma anche tu riuscire a liberarti, come dire, a non lasciare che le persone velenose, no? Appunto, ti guastino la vita, ecco, ci puoi lavorare, ma questo per darti appunto una. Appunto, dire che si può fare, l'ho già visto fare in studio. Il senso, ecco, Maurizio scrive: il senso di colpa è una cosa che non ti fa crescere, ti fa soffrire. Uno deve lavorare su se stesso. Ci sono tanti tipi di sensi di colpa alla fine, bisogna uscirne e trovare la pace mentale, esattamente. Si può uscire assolutamente appunto dal senso di colpa, si può uscire, mi raccomando, lavorateci, non rimanete con quella sensazione orribile di sentirvi sbagliate. C'era una persona, appunto, questa settimana, no, la scorsa settimana, oggi lunedì, in studio, che parlando appunto dei suoi genitori, pensate che cosa mi ha detto? Voleva parlare appunto di loro e voleva dire: ma io lo so che loro hanno sbagliato, e in realtà ha detto: ma io lo so che io sono sbagliato. E poi ha detto: no, no, non volevo dire questo, no? E l'ho fermato, e ho detto: no, no, tu pensi questo di te stesso. E questo è appunto quello che io vi dicevo: vedere l'acqua nel quale siamo immersi e sentire appunto che tu purtroppo quello che sei convinto è che tu sei sbagliato ed è quello sul quale bisogna lavorare, perché non è vero che tu sei sbagliato. Ecco, a me Ariel dice: a me fa soffrire la dipendenza affettiva, la paura dell'abbandono. Ecco, sì, qua bisognerebbe capire appunto, ora questo non è il contesto, su come mai insomma, no? C'è questa paura dell'abbandono. Laura mi scrive: sacrificio, senso di colpa, non accettazione di me, dolore al colon, eccolo qua. La tua diretta è una boccata di aria fresca, vorrei essere bella e sana come te. Laura, ci ho lavorato tantissimo su di me, non è tutto insomma così, tanti anni di lavoro su me stessa. Aldo mi chiede: qual è il modo migliore per affrontare una paura che causa sia dolore psichico che fisico? Bisogna sforzarti a stare dentro quella situazione e accettare il dolore? Sulla paura, anche qui dovremmo capire come mai è nata quella paura. Starci, perché vedi, ti risponderei che dipende, stare dentro la paura sì, oppure può essere anche di no, dipende appunto di quale paure stiamo parlando. C'era ad esempio una persona che soffriva di una forma di ipocondria e quindi aveva paura di qualsiasi cosa, paura quando sentiva il suo cuore che accelerava, paura se sentiva male a un braccio perché pensava di avere un infarto. Ecco, il punto non è stare tanto in quella paura lì, per farti un esempio, quanto piuttosto è stato quello di capire insieme a lui il motivo per cui persisteva quella paura. E noi abbiamo capito che in realtà c'era una paura e lui aveva avuto modo nella sua infanzia di avere paura, aveva avuto dei motivi validi, ecco, per avere paura. E non era il cuore, il braccio, non c'entravano assolutamente nulla. E quando siamo riusciti a capire come mai nell'infanzia aveva avuto paura, ecco, abbiamo superato quei momenti, abbiamo superato appunto quelle paure. Jonathan mi dice: grazie, Jonathan Falcone, grazie a te per l'opportunità. Ecco, Laura mi dice: anch'io lavoro da tanti anni su me stessa, da quando ne avevo 17, ora ne ho
ne ho 39, ma ho fatto tanti errori e trovato terapeuti che hanno fatto degli errori. Sono stanca, prego molto ora per l'armonia. Credo che sia importante anche riuscire a trovare anche il terapeuta giusto con il quale ci sentiamo più in sintonia. Credo che dei bravi terapeuti esistano, ne sono assolutamente certa, e se sentite appunto in un qualche modo che non trovate sintonia, piuttosto cercatene altro, ma ripeto, non rimanete nella sofferenza. Ecco. Lavorare, Maurizio scrive, lavorare sul senso di colpa e tornare a vivere. Grazie Beatrice, grazie a voi infinitamente allora per l'ascolto, credo che non ci siano più degli altri commenti. Se in ogni caso vi vengono in mente delle ulteriori riflessioni, potete scriverle qua sotto al video e cercherò appunto di leggerli e spero di riuscire poi a rispondere tutti quanti. Quindi vi ringrazio infinitamente allora per avermi seguito e vi ricordo il libro se volete arricchirlo e appunto cogliere qualche aspetto in più che ho descritto meglio appunto proprio perché avevo modo di parlarne di più ecco, attraverso il libro. Grazie a tutti per l'ascolto.